Ciao ragazzi, ultimamente mi capita sempre più spesso di sentire cose di questo tipo. Fare lo youtuber non è un lavoro vero. Oppure, alla tua età io facevo il militare. Che poi lo youtuber è un lavoro vero, devi rispettare tante scadenze, le battute, le... Vabbè, come se entrare nelle forze armate o nelle forze di polizia fosse tanto complicato. O sì. Me lo sono chiesto e quindi ho deciso di sfidarmi. Anzi, sfidare qualcuno che ci sta provando per davvero. Cominciamo con qualcosa di semplice. Perfetto, iniziamo a fare qualche punto. È un semplice quiz a risposta multipla, o la sai o non la sai. Semplice. Allora, questi sono test attitudinali, quindi... Vabbè dai, lo sanno tutti. Cioè? Ok, servono per verificare le tue capacità di deduzione logica. In questo caso abbiamo quattro carte e tu devi scegliere quale delle due devi inserire qui. Sai dirmi quali sono? No. Dai Nico, è facile. Questo è un 3 e questo è un 4. Come hai fatto? Guarda, 10 meno 8, 2. 7 meno 3, 4. E 9 meno 4, 5. Questo è sempre un test di ragionamento logico. Guardando questo esempio, sapresti dirmi quali di queste tessere va qui? Dai Nico, dai, è facile, guarda, te lo spiego. Guarda queste. Vedi queste prime tre? Fanno 3. Queste qua fanno 4, quindi 3 e 4. Qui su sono 5 e qua 4. 5 e 4. Dai Nico, andiamo a cambiarci. È una delle prove fisiche. Sicura di farcela? Dai Nico, serve veramente che ti spieghi la corsa? Dai. Vabbè, sei pronto? Sono nato pronto. Via! Allora Nico, questa è una prova un po' particolare. Bisogna simulare il trascinamento di un ferito. Sono 40 metri complessivi, da qui fino alla boa a tornare indietro. Ah, dimenticavo, lui è Alfredo e pesa 70 kg. Sicuro di essere pronto? Mi prendi in giro? So come funzionano queste cose da uomini. Roba da uomini, eh? Ok Nico, sei pronto a quest'ultima prova? Dovrai sollevare una bomba. In genere è da 18 kg, però per te la facciamo da 10. Ma intendi una bomba vera? Via! Avevo paura che esplodesse. Te lo ripeto un'ultima volta, non è una bomba vera. Ah. Vabbè, forse ho perso qualche sfida. Però non avevo fatto colazione e avevo un po' di tendinite. Mi sento comunque di darvi un consiglio. Se volete entrare nelle forze armate o nelle forze di polizia, non fate come me. Preparatevi a dovere prima. Fidatevi.
Grazie. Grazie.